Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Ci troviamo in Clubhouse. Come sapete, Clubhouse è sinonimo di video non in moto, purtroppo. Vorrei girare in moto anche qui dentro, ma non si può, magari con una mini moto. Dicevo, video in Clubhouse perché apriamo un po' di pacchi che sono arrivati durante il Prime Day e anche no. Alcuni di questi sono gli oggetti interessanti che volevo condividere con voi, altri sono oggetti che mi servivano effettivamente. Il piatto non è ricchissimo, però è comunque interessante e comunque ci divertiremo sicuramente durante questo unboxing. Da cosa cominciamo? Cominciamo da qualcosa che era già aperto, perché purtroppo è arrivato in un pacco che ho dovuto aprire per altre esigenze. Quindi cominciamo con le omnipresenti schedine dell'Alexar. Vediamo se le mette a fuoco. Ah sì, le mette a fuoco, eccole qui. E qua sopra abbiamo la telecamera zenitale. Comunque sono due schedine di memoria dell'Alexar, Alexar Professional, da 512 GB di memoria. Sono molto molto interessanti. Parliamo comunque di schedine 1066x micro SDXC UHS-1, sono comodissime, le utilizzo già da tempo. L'Exar mi piace più di SanDisk, sono dei prodotti veramente di grande qualità, erano in offerta quasi al 50% di sconto e quindi non potevo farmi mancare due schede da 512 mega, perché sì, mio nonno 512 mega, i floppy disk da Omega 4 e schedine da 512 giga, perché purtroppo facendo video anche a 360 le consumo, nel senso che ne consumo tantissime, occupo tantissimo spazio durante una giornata di riprese e quindi diventano fondamentali per poter registrare i contenuti. Le uso sia in studio sulla Sony che sulla Olympus che è montata qua sopra, che anche sulle varie action cam, quindi veramente fondamentali. Andiamo avanti con i pacchi, sempre con le cose piccoline. Oggetto sempre molto interessante e carino, è di una marca che si chiama, donna ogni volta, M&N Moore. Confezione molto 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 anonima, che non si mette a fuoco. Eccola qua, leviamo l'elastichino. Comprata su Amazon, magari riesco a mettervi anche il link. Eccola qua, M&N Moore è la marca. È una marca che a me piace tantissimo, a parte che io sono un grandissimo appassionato di questi oggettini, ok? Sono delle bustine, sono un grande appassionato di tutto quello che è storage, quindi bustine, sacchettini, custodie, avete già visto anche negli altri unboxing. M&N Moore, o come si può chiamare non lo so, produce degli oggetti molto belli fatti con le camere d'aria, quindi recuperano, riciclano le camere d'aria, ok? E creano questi oggettini estremamente belli, molto molto divertenti, piacevoli al tatto, molto solidi, molto robusti, resistenti. Ho già un paio di portamonete, ne ho comprato un altro leggermente più grandino per metterci magari cavi e altri oggetti. Mi piace molto portarlo in moto perché, non so, mi dà l'idea di essere un prodotto di design interessante e allo stesso tempo anche molto 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 tech, quindi molto bello. Così, tanto per raccontarci qualcosa. Qui abbiamo un pacco di Amazon, vediamo che cosa c'è. Mamma mia, poi dovrò fare un lavoro incredibile per cancellare l'indirizzo su tutte le etichette, nessun problema. Ecco qua, sì, questa è una stupidaggine. Questa è una stupidaggine, è una super 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 stupidaggine. È un gioco di carte che si chiama Cocorido. Mi sa che ce ne sono due, se sono già arrivati tutti e due, l'altro è in queste scatole. Vabbè, è un gioco di carte molto molto semplice che ho comprato così per le serate divertenti. Tutto bene, è una versione sessuale del gioco, è un gioco di carte praticamente. Ci sono una serie di carte e devi mettere insieme le varie domande e risposte, diciamo, per costruire una cosa di senso compiuto. La più divertente vince, né più né meno. Tipo, ci conosciamo da 10 minuti, penso che sia un po' prematuro, e le risposte potrebbero essere un dito in più, un ti amo scritto col rossetto sullo specchio del bagno, bla bla bla. Insomma, comunque gioco divertente. Voi direte, che cazzo ne fai? Ci gioco la sera con gli amici. Altro pacchetto, ma sicuramente c'è anche l'altra edizione, quella normale. Altro pacchetto, pacchetto divertente e stupido allo stesso tempo, perché c'è un oggettino cui io mi sono innamorato e che non si metterà mai a fuoco. Eccolo qua, dove metterlo davanti al mio bel faccione. È uno stand per l'orologio, per l'Apple Watch, molto semplice, di una marca interessante. Lo apriamo, lo tiriamo fuori. Allora, la cosa molto molto divertente di questa roba è che sembra un Nintendo, sembra un Game Boy. La cosa molto figa è che l'orologio, in questo caso il mio che ha la cover, non entrerà facilmente, ok? Entra al suo interno con il così
inserisce dall'alto. Il mio, che ha, ripeto, la cover rigida, non entra così facilmente. Se non l'avesse, entrerebbe facilmente. E la cosa carina è che c'è lo spazio qui, vedete, qui, per inserire il magnete di ricarica. E quindi quando l'orologio si inserisce in questo modo, poi durante la notte visualizza l'ora. L'ho preso per agevolmente ricaricare durante i viaggi l'orologio con il caricabatterie, semplicemente per avere uno stand in modo tale che torni la data e l'ora. È molto molto carino, è una stupidaggine da veramente pochi euro, che però è estremamente divertente e simpatica. Vi lascio anche di questo, credo, il link in descrizione. Vediamo. Insomma, sono cosine, vedete, abbastanza semplici, niente di super trascendente. Altro pacchetto di Amazon che apriamo con uno dei miei fili coltelli. Ah, ecco qua, vedete, ci ho azzeccato. Allora, qua dentro c'è sta l'altra scatola del gioco Cocorido, eccolo qua. Quindi insieme a questo sono le due edizioni che ho comprato, sono il 2 e il 3, diciamo così. L'uno ce l'ho già, sempre stesso meccanismo di gioco, carta di domande, carta di risposte, molto molto divertente. Fa il verso a un gioco che si chiama Rage Against Humanity, che è in inglese, molto 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 bello. Comunque anche questi sono molto divertenti. Poi in questa scatola ci sono un sacco di cose, potete vedere. Aspettate che appoggiamo qui. Ci sono, mitica, imperdibile, era in offerta durante il Prime Day, la Fire Stick TV. Ho preso la versione 4K Max perché ha il processore più potente, io ne ho già una a casa, ne ho già due, anzi. Questa ha il processore più potente, il Wi-Fi 6, quindi molto più veloce per lo streaming, la versione Max 4K. Bello oggettino, veramente era in offerta, mi pare una tantina di euro. In questo momento ritengo che sia la Smart TV, lo Smart Decoder, diciamo così, in assoluto più figo e facile da usare, intuitivo. Considerate che inoltre ogni telecomando ha praticamente al suo interno Alexa e quindi vi permette di fare tutto quello che fate con Alexa normalmente anche con la Fire TV. Veramente un bellissimo prodotto, ne ho prese due per sostituire quelle che ho a casa. Le venderò. Poi, ultima cosa di questa scatola, delusione forse, o forse no. Allora, no, c'è tutto, è una figata, è un oggetto fighissimo, pensavo fosse una delusione e invece è fighissima. Eccola qua, c'è un po' di riflesso, eccola qua. Che cos'è? Questo è un oggetto veramente molto molto figo. Olight è una marca di torce super premium, ok? Fa dei prodotti veramente molto molto belli. Questo è una Olight, non ricordo la sigla specifica, comunque una Baton, dovrebbe essere una Baton SR1 o qualcosa del genere. È una lampada da 1000 lumen in modalità turbo, quindi fa una luce mostruosa. Eccola qui, è microscopica, quindi è veramente piccolissima, guardate quanto piccola è. L'adoro perché ha questa forma curva, non credo che ci sia, che sia carica, no, purtroppo, peccato, o forse manca la batteria al suo interno, vediamo. C'è, basta, è perfetta, è carica, basta togliere la sua linguettina e rimontarla. Intanto veramente guardate quanto cavolo è piccola, ok? Rendetevi conto di quanto è piccola, è veramente piccola. Ha il suo pulsante frontale e questa è l'accensione, questa è la luce a minima intensità, poi c'è la più alta e poi le varie opzioni di regolazione. È veramente molto molto figa. Ha anche il lampeggio, la modalità minima, quindi quella per la funzione Moon, diciamo, a bassa luminosità. Mi a leggere le istruzioni, ci sono un miliardo di funzionali di funzioni. La cosa veramente figa è che questa luce, si chiama Perun Mini, scusate, avevo capito che fosse una Baton, ma va bene. La roba veramente figa è la base di ricarica, ok, che è un cavetto, vabbè, USB, molto semplice, ma è magnetica sulla base, quindi si attacca e va in carica in modo molto molto semplice e molto molto figo. L'altra roba veramente figa è che viene dotata di questo speciale supporto molto molto figo, fa con il velcro dietro, con questo supporto regolabile davanti, perché la torcia può essere inserita in questo slot e quindi può essere per esempio attaccata con lo strap qui o alla tenda o a qualsiasi altra parte. Ma non solo, la roba veramente figa è che viene fornita con il suo band, ok, guardate che figata, il suo band con il suo velcrino, e questa, adesso verrà un coglione ovviamente, e questa può essere indossata come una torcia da fronte frontale, come quella che vi ho già fatto vedere per esempio della Pez. Può essere inclinata molto facilmente grazie al supporto regolabile, può essere alzata, può essere inclinata,
quindi può essere accesa e può essere utilizzata come torcia per camminare, per esempio, al campo. È estremamente comoda perché riunisce tutte le funzionalità, quindi può essere indossata in questo modo, può essere tolta, può essere staccata dal suo velcro e attaccata facilmente su una patch, su un vest o sulla tenda, può essere sfilata e può essere per esempio montata così a incastro da qualche parte. Questa velcro può essere montato, per esempio io ho messo il velcro dentro il bauletto e quindi posso agganciarla lì per utilizzarla come torcia all'interno del bauletto. Viene con la sua cinghietta aggiuntiva per poterla trasportare. Insomma, è un oggetto veramente molto molto flessibile e molto molto comodo. Durante il Prime Day era in buona offerta, considerate che le torce della Light costano comunque sempre una bella cifra, ok? Non sono torce economiche assolutamente, però diciamo che hanno anche la sua chiavettina per le regolazioni, il suo cavettino, glielo mettiamo via, gli mettiamo via le sue cosette. Diciamo che però è un prodotto assolutamente premium, quindi molto molto bello, professionale, assolutamente professionalissima. I materiali sono di massima massima qualità, è veramente molto bella, la clip può essere sganciata, è un oggetto veramente incredibile, sia per fare un regalo per un appassionato, diciamo, di outdoor, sia in generale per chiunque, perché è un oggetto che poi, per esempio, tenuto in macchina, tenuto in moto, è molto piccolo e molto molto comodo. Consiglio veramente questi prodotti, ne ho diverse, sono veramente molto belle. Magari un giorno faremo un video dedicato agli EDC, agli Everyday Carry, a tutte le cose che ho in questo campo. Andiamo avanti con un altro bacco di Amazon, sempre demolito, pacchetto di Amazon sempre preso durante il Prime Day. Poi se volete degli approfondimenti su questi prodotti, su queste cose, non dovete fare altro che scrivermi nei commenti e io magari porto qualcos'altro o qualche comparativa su qualche prodotto. Ok, questo è una parte del prodotto che adesso andiamo a vedere, che sarà sicuramente qui dentro insieme a qualcos'altro, credo. Nel frattempo che apro questo pacco, io vi ricordo che uno dei modi che avete per supportarmi è quello di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. È gratis, non si paga nulla e così restate sempre aggiornati sulle mie pubblicazioni, sui contenuti che io porto, che ne porto due a settimana, uno lunedì e uno il giovedì. Se attivate la campanellina vi arriva la notifichina che mi dice Ciccio Benza ASE online e a caricare il video presto, vieni a vederlo, così siete sicuri che lo vedete e restate sempre sempre aggiornati su tutte le cose che porto. Eccolo qui, questo è il pezzo forte insieme a quest'altro. Vediamo se ho comprato le cose giuste. Fire Maple, cucina da campo. Parliamo di una cucina da campo. Sì, sto comprando diversi oggetti per la parte di outdoor, perché mi sto preparando per andare a fare un paio di video outdoor in cui dormirò fuori, farò un bivacco, andrò in moto in alcune zone, ci dormirò per fare dei video all'alba. Questa è una cucina da campo molto molto bella, è una sottomarca di una marca principale che mi pare che si chiami JetBlow o JetBall, JetBlow, dopo ve lo scrivo magari qua sotto. Erano in offerta queste durante il Prime, non ho potuto fare a meno di comprarla perché sono degli oggetti veramente belli. Intanto questa ditta, che è un produttore diciamo di questo tipo di attrezzatura, fa queste versioni che sono simili a quelle originali con lo stesso tipo di tecnologia, ma sono estremamente molto belle. La particolarità di questi oggetti qual è? Che beh, intanto sono ingegnerizzati veramente alla grandissima, guardate che fighi che sono. Hanno questa mi è caduto il coperchietto. Hanno questa struttura sul fondo, adesso ve lo faccio vedere, che permette di ottimizzare il fuoco in pratica. Questi sono i vari accessori del kit. In teoria la bombola dovrebbe riuscire a stare anche all'interno, ma ho paura forse di averne comprata una troppo grande, adesso vedremo. Questi sono veramente bellissimi. Poi adesso magari provo ad accenderlo anche così, facciamo un bel incendio. Ok, allora, è veramente figo perché guardate cosa hanno. Allora, intanto, vabbè, non sono di qualità incredibile alcune di queste cose, ma in generale un sacco di pezzi. Però poi una volta ottimizzato. Questo è il bruciatore vero e proprio che ha l'accensione piezo elettrica, quindi è comodissimo, ha un supporto che si avvita alla bombola e quindi vi permette di utilizzarla e riutilizzarla, eccolo qua, ha una base di appoggio per la bombola, dovrebbe avere una base di appoggio per la bombola, guardate che figata, ma è molto molto figo,
ha l'accessorio aggiuntivo che serve per sollevare eventualmente le cose dal fornello, e ma insomma non è proprio solidissima la base, e ha il supporto che si incastra perfettamente in questo modo. Qua viene messo il liquido o il prodotto da cucinare. Questo si appoggia qui e serve per rialzare eventualmente, se c'è bisogno, il contenitore. È veramente figo, il suo coperchietto, né più né meno, basta. Questa basetta può essere usata come no, adesso io la sto usando, ma potreste anche decidere di non usarla. È molto molto carino. Vediamo se va. A questo punto non va. Aspettate, probabilmente devo girare questo. Eccolo qui. Top. Top. Questa è la regolazione del fuoco. Guardate che fiamma che fa. Questo si può regolare, questo poi si appoggia sopra e si usa per cucinare. Eccezionale. Faccio vedere anche qua in alto la regolazione, guardate. Ok, no, l'ho spento. Guardate che roba. Fa veramente una fiamma molto molto potente. La particolarità di questa, di questo oggetto del Fire Maple, come del Jet Blow, è che scalda tantissimo, ovviamente, e che permette di portare, con questa sua struttura speciale alla base, di portare a bollore l'acqua veramente in pochissimo tempo, e quindi è estremamente comodo ed efficace quando si fa outdoor questo genere di funzione. Questo si può richiudere, vediamo se riusciamo a rimettere via tutto. In teoria, la cosa figa intanto è che con questo tipo di bombola voi potete smontare tutto e rimettere tutto via, e la bombola vi dura per molto molto tempo, non siete costretti a buttare via la bombola. In teoria questo dovrebbe essere progettato per contenere tutto al suo interno. Col cavolo, perché ho comprato la bombola più grossa. In teoria è possibile comprare la bombola più piccola, in questo caso io non l'ho presa, ho sbagliato misura della bombola, va bene, nessun problema, però in teoria si può comprare la bombola più piccola, che ovviamente sta direttamente dentro il contenitore. Questo si blocca in questo modo, questo si blocca in questo modo, e vabbè, avete solo questi due oggetti da portarvi via fondamentalmente, che sono comunque molto molto piccoli ed estremamente comodi. È una figata veramente, io sono molto molto contento, l'ho già usato in un'altra situazione, un altro modello, un po' più cinese devo dirvi la verità, infatti ho deciso così di investire qualche soldo in più, era anche questo in offerta durante il Prime, e ho deciso di acquistarlo perché veramente il prezzo era... Ricapitolando, il Fire Maple con la bombola, le Fire Stick, la Olight, la bustina da Miur, le schede Lexar, i due giuochi Cocorrido 1 e 2, lo stand per l'orologio. Io direi che per questo unboxing rapido e gustoso è tutto, magari così viene un videito piccolino, non dura 200 ore. Come vi ho già detto prima, iscrivetevi, attivate la campanellina, lasciate un bel commento, scrivetemi cosa ne pensate, se vi piace, se non vi piacciono queste cose, sto cercando di migliorare negli unboxing piano piano. E non è così semplice da fare, ma ci sto lavorando, sto cercando di migliorare. Mettetemi un bel like se il video vi è piaciuto, e direi che a questo punto ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!